vai. Brava. L'avete fatto voi con i ragazzi? State preparando? Come vengono fatti? Con una salsa di pomodoro fresco. Una salsa di pomodoro fresco, no, gli ingredienti all'interno. Acqua, farina, olio e basilico tritato. Ah. Siamo quasi in dirittura d'arrivo, ci manca molto? No, il tempo di cuocerli e... Per servirli. Grazie, bravi. Buongiorno, qui che cosa stiamo preparando? Vediamo un po'. Trippa. Allora, dai, chi espone, ragazzi? Chi espone? Allora, qui c'è la trippa. Sì. Qui c'è, qui stiamo facendo il caramello. E proprio il caramello? Ah, il caramello viene messo prima. E poi si stacca. Ah, ok. E mettiamo sui dolci. Bella idea. Stiamo preparando per delle decorazioni fuori con degli intagli e tra poco ci le fuori. Mi hanno detto che lei è molto bravo con gli intagli, dopo ci fa vedere. Poi vediamo, ok, va bene, benissimo, dopo. Grazie. Facendo la pizza, abbiamo preparato stamattina amaretti, crostate, tutto quanto, cioè, adesso le bombe, sì, le bombe, la pizza alla margherita, poi i tartufini con il glassé di cioccolato, la ganache, poi da quella parte ci sono... Da quella parte ci da sono... Da quale porzione i primi piatti, quindi le pernette alla bosaiola, la matriciana, la carbonara, i bocconcini di pollo, tutto quanto. Cioè di tutto e di tutto, va bene. Mangiamo... C'è poi la professoressa Nunzia delle Nonne che la preparano pure lei, non so se vuole venire da questa parte. No, io voglio solo la pizza, allora, non ho fatto manco colazione. Ah, ma li preparate già così, già fatti così? Li facciamo. Ah, non viene staccato. No, non abbiamo fatto cena. Se vuole assaggiare un po' di pizza. Sì, grazie. Grazie mille. Nunzia. Ecco preside, oggi l'alberghiero apre le porte al pubblico. Sì, oggi l'alberghiero apre le porte al pubblico, ma in realtà le apriamo spesso al pubblico perché l'alberghiero di Fiuggi è veramente un quadro, una cornice sia nella provincia di Fiuggi, di Frosinone che in tutto il Lazio, insomma è un istituto molto molto prestigioso. Ecco, è il primo anno che lei ricopre questa carica, come l'ha trovato questo istituto? Ho trovato delle ottime eccellenze, ho tantissime idee da portare avanti, come in primis un ristorante didattico, un albergo didattico, questo è l'obiettivo che io mi pongo e perché no anche associandolo ad un istituto agrario, così l'agrario insieme all'alberghiero facciamo un chilometro zero. Ecco, che cosa dico ai ragazzi? I ragazzi si dovrebbero guardare intorno, il settore turistico, il settore alberghiero è il futuro diciamo, dell'Italia, è stato il nostro passato, sarà il nostro futuro, per chi ha voglia di imparare a lavorare in questo settore sicuramente noi diamo un'ottima possibilità. Vai, we'll be right back.
Ciao a tutti, benvenuti al Palazzo del Babbo Natale.